Io credo che nell'Ottocento, quando c'è stata la cosiddetta grande rivoluzione industriale, non è che allora si accorgessero e tutti si dessero di gomito dicendo stiamo vivendo la rivoluzione industriale. Così è successo anche a noi, cioè improvvisamente siamo stati travolti da questa rivoluzione. La televisione che facevi tu 10 anni fa sembra archeologia, e immagino che si faccia una fatica enorme ogni giorno a inventarsi la televisione. Sì, insomma, paradossalmente l'aumento così esponenziale dei canali imporrebbe invece un uguale sforzo creativo sul prodotto, perché quello che non cambia, cambiano i mezzi, cambiano le quantità di televisioni, ma poi qualcosa dentro devi metterci. Quindi in realtà a maggior ragione, perché ci sono più canali e più piattaforme, diventerebbe necessario, soprattutto in un paese che parla unico al mondo italiano, quindi vedere dove comprare il prodotto acquistato dall'estero implica comprare una cultura televisiva diversa, consentirebbe invece di lavorare molto sulle idee, sui prodotti. Quindi c'è molto da fare. Poi sai, è chiaro, i programmi, tutto invecchia, come sappiamo, noi per primi, ma invecchia l'estetica della televisione, dopodiché alcuni programmi, insomma, penso ad Anima Mia, quindi sono i 20 anni quest'anno, da lì sono nati moltissimi programmi ancora in onda oggi, cioè parlano di allora, ti ricordi, c'è arrivata nostalgia, che vergogna, sì, no, è una cosa, adesso ne sono nati tanti, quindi quelli che il calcio continua a essere in onda adesso, ecco, sì. Quindi ci sono tante cose che in realtà rimangono, e sono, il mio vanto è che sono tutti programmi autocostruiti, cioè che non sono stati format, ma sono frutto di un lavoro di gruppo, ma di un lavoro artigianale. Adesso si parla molto della distinzione, della definizione di artista, è molto pericoloso. Io diciamo che la TV artigianale, quella che si costruisce creativamente partendo da un'esigenza, da un'idea, è una televisione che secondo me invece sempre di più potrà avere un senso, e naturalmente declinata nei modi che il presente impone, ma insomma credo che a quello, cioè all'attenzione, alla costruzione del prodotto, non solo non si possa denunciare, ma si deve implementare. E poi, come ho avuto modo di dire qualche settimana fa in un'intervista alla Repubblica, io credo anche che proprio per quello che sta accadendo, cioè la moltiplicazione dell'offerta, l'identità sia la ragione unica della TV generalista. Cioè tu devi guardare i programmi di cosiddetta TV generalista perché lì riconosci un'identità, è un comune, è un perché comune, altrimenti non ha più senso.